Buonasera. 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 Salve Buonasera, Anzi. Buonasera. buonasera. Signor Hans. Buonasera. Come sta? Buonasera. Bene ragazzi, tutto bene. Mi ha Tutto particolarmente grazie, Manuela, per il preoccupato raid con e quella il gas chiamata. gas per gli 11. Thank you Sì, gas, thank you diciamo Manuelone. che ho avuto finalmente notizie sui sultani, ragazzi. Mi Buona. sposto Dove un po' sono? a lato così mi sentono tutti. Ho Dove sentito sono? bene? Buone o Sentiamo, sentite? la sentiamo. Spero siano belle notizie. Allora, dipende dal punto di vista, signori. Mi spiego Sì, meglio. potete alzare un sì. po' la voce. Praticamente, la notizia buona è che i sultani sono vivi. E Ah, dopo tutti bene. questi giorni, Ah, bene, direi che è una ottanzio. buona notizia. La notizia Sì. brutta è che ce l'hanno delle persone di merda. E l'hanno Rapito? Con una grande cazza. Sì. Hanno Cazzo. messo sul piatto della bilancia una roba molto molto importante per voi. Queste Sarebbe a dire? Cosa? persone sono diretti rivali vostri. E quindi da voi, per la vita dei sultani, ridarveli indietro. Vogliono il completo mercato delle armi e tutti i soldi che vi hanno preso. Subito. Vabbè, per noi non c'è nessun tipo di problema, ce ne frega un cazzo, onestamente. Porca puttana. Lui si vuole le sottane, non vuole i soldi, le armi, non ce ne frega niente. Appunto, fatti. C'è un Io però, vorrei che... giusto? No. Diciamo che però dopo non avreste più questo mercato. Ma cosa dobbiamo E non fare, avreste signor più i Hans? soldi. I suoi uomini cosa farebbero per lei? Questa è una bella domanda, dovreste chiederlo a loro. Penso che farebbero lo stesso. Io darei la vita. Appunto. Ma qua tutti i presenti la pensano come loro? Sì, Assolutamente, sì, certo. sì, la pensiamo così. Anche perché penso che se ritornino i sultani potremo comunque avviare business oppure fare la guerra contro questi qui. Diciamo che Secondo me bisognerebbe questo parlarne. mercato non torna più indietro, ragazzi. Ascoltate, Non penso che Non questo sia sono l'unico modo per persone fare soldi. con cui si può fare una guerra o ci si può ragionare. Mi hanno preso i sultani da dentro casa. E mi hanno fottuto tutti i soldi dentro casa. Beh, io penso una cosa, in realtà. Questo business delle armi ci è capitato in mano molto dopo che noi, insomma, la nostra comunità è stata fondata. E la guida dei sultani ci manca molto più dei soldi. Con la loro guida, e noi tutti uniti, troveremo un altro modo per fare soldi. Se ci Sono servono. d'accordo. Vivevamo tranquillamente anche in 10 all'inizio, eravamo in 10 e stavamo bene, senza nessun business in mano. Però Mendies Questo è il mio pensiero. rifletti su una cosa che ti Moreno dico voterà anche. via mail. Se noi lasciamo questo Grazie Patteri mercato, vuol dire che 26. la Thank you, milizia la pattone. dovremmo mandare via. Non avremmo più soldi per sostenerci, perlomeno al momento. Già quando non abbiamo avuto i soldi che si sono portati via i rapitori dei ragazzi, abbiamo fatto fatica all'inizio. Avendo ancora il mercato delle armi, le casse piano piano si stanno riempendo. Quindi significa riempire anche la pancia dei ragazzi che lavorano con noi. No, Oh, scusami Black, scusami. no, tranquillo. Guarda, Ma onestamente io troveremo. sono della stessa opinione. Però ci Pensa facciamo di me. inculare il mercato così. E chi se Ma ne frega, i io sultani sono no. più importanti. I ragazzi veramente vogliono mettere i soldi davanti? Faremo una fame per qualche giorno, però li rifaremo i soldi. Non so, Sono io più penso agenti che di vostro merda. bisogna Sultani. valutare tutti quanti, più che altro, secondo me, bisogna parlarne. Una Ragazzi, allora decisione importante. Dico, partiamo non dall'inizio della discutete. fila. Partiamo dall'inizio della fila e ognuno dice la sua a sto punto. Voglio vedere la, No. non la voglio vedere la votazione, la voglio aspetta. Aspetta, forse sto Lui votando. che gestisce quel Esatto. mercato. Quindi non è che possiamo prendere la decisione così all'istante. Ma onestamente l'esercito è stato fondato per la difesa di Los Gordos e per la difesa dei sultani. Quindi Infatti. onestamente del vostro parere di queste armi non me ne frega proprio un cazzo. Detto molto francamente, a me interessa che i sultani tornino qui.
Cos'è? Cosa volevi dire? Signoranza, mi scusi, abbiamo del tempo? C'è un attimo al telefono. Ah, scusi. Cos'è? Ci dica. Aspettiamo che torni. Voglio che il signor Hans ascolti quello che ho da dire. Osè, puoi venire un secondo con me? Vieni un secondo con me. Tieni, ti do una caramella. Tieni, Osè. Esatto, sì. Tieni, c'è un po' di mal di gola. No, 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 quando voto non lo voglio sentire, raga, perché non voglio essere influenzato poi. Scusatemi, ragazzi, ma anche se non mi influenzerebbe, però un minimo vedere con occhi diversi qualcuno. Osè vorrebbe parlare un attimo con lei, ma arriva. Sì. Io vi voglio dire solo una cosa a tutti voi, le cittadini di questo posto, Voi se pensate alle soldi, ricordate voi che caso eravate fino a che prima le sottani non vi facevano venire qui, morte di fame i Berboni, Appunto, se non fosse per loro non eravamo nessuno. Vero. E io. Ma siamo tutti d'accordo, penso, su questo punto di vista, ragazzi. Non penso che qualcuno sia discordante, oppure se qualcuno è discordante... No, perché sicuramente c'è qualcuno qui che è uno ingordo, capito? Qualcuno che qui pensa a soldi, ecco, le sottane hanno fatto bene. Non vorrei entrare nella vostra famiglia, ma vorrei che questa decisione fosse unanime, cioè una cosa che comunque rispecchia un pochino tutto quello che siete. Ma noi, quindi, alla mia domanda, sì? Chi vorrebbe i sultani indietro in cambio del mercato e i soldi, alzasse la mano ora. Penso che dovrebbe parlare. Non voglio vedere la votazione. No, ma anche per il discorso che sta scrivendo Blueshed, non voglio che siano influenzati dal fatto che magari li sto guardando in un clip o altro. Non voglio che siano influenzati da sta roba, raga. Cioè, devono votare, io non lo devo sapere in RP, nemmeno off, lo scoprirò se è in RP. Aspetta che sto ricevendo una chiamata importante. Pronto? Garcia. Sì, signoranza. Come le avevo detto, i suoi uomini non ci hanno pensato un attimo e hanno deciso tutti, li ho fatti convocare tutti quanti lì, c'era tutta la milizia, degli abitanti e diciamo il suo governo. Alla scelta io ho detto di spostarsi a destra tutti quelli che erano a favore, e a sinistra quelli che non erano a favore si sono spostati tutti a destra, fregandosene del mercato, fregandosene dei soldi, ma volevano solo voi indietro. Chiaro. Hanno sempre detto che hanno sempre mangiato e bevuto senza avere guadagni, non gliene è mai fregato niente dei soldi. Sono stati presi come barboni dalla strada e gli è stato dato un futuro. Grazie Luca, sì, sto bene, bro. L'unica cosa che mi interessa è che voi tornate a casa. Bene, la ringrazio signor Hans. Diciamo che mi ha schiarito le idee. È salato fuori qualche dettaglio particolare? A dire il vero no, c'era qualcuno che continuava a dirmi chiaramente che voleva che li attaccassi, volevano sapere chi ero, volevano non sapere, volevano, avrebbero voluto tenere entrambi le cose, a dire la verità anche. C'era la possibilità, è saltato fuori comunque che con lei al loro fianco poi sicuramente avrebbero potuto combattere per riavere quello che avevano prima, anche se io gli ho detto che era una cosa che andava persa per sempre perché erano persone importanti, inattaccabili. Gli ho fatto capire che era una cosa che poi andava persa e non c'era più maniera di ritornare indietro. E ora sanno la realtà dei fatti, oppure li ha tenuti sempre con questa idea? No, loro sanno adesso che io sono partito da lì per andare a fare la contrattazione con queste persone per farmi ridare indietro i sultani stasera. Bene. Allora tra un po'. Se vi avevo visti. E tutto quanto. Tra un po' magari ci vediamo. Mi dica lei quando vuole, io la riporto a casa. Ok. La ringrazio, signor Hans. È stato fondamentale in questa circostanza. Le dico la verità, non mi aspettavo un esito di questo tipo. Tutti, signore, neanche uno è rimasto dall'altra parte. E all'inizio delle mie parole, quando ho detto. Hanno deciso di prendere il vostro mercato, i vostri soldi in cambio dei sultani. Un'ondata di tutti insieme. La risposta è stata unanime proprio subito. La risposta non ce ne frega un cazzo di niente, ridateci i sultani. Bene. E poi dopo però io ho chiarito tutto, io ho detto che non avrebbero avuto niente, io ho detto che erano stati incapaci di gestire il tutto. L'unico che poi ha capito la realtà era Black, giustamente dicendo... È vero, perché loro dicevano che non era vero, non avevano gestito sempre bene, ma io gli dicevo, ma se vi hanno preso da dentro casa i sultani, i soldi, non siete stati voi così bravi a difendere quello che avete.
se la stavano prendendo anche con me a un certo punto. Però poi Black ha fatto capire la realtà dei fatti, in effetti. Alla fine di tutto ho fatto proprio uno schieramento. Destra quelli favorevoli, a sinistra i sfavorevoli. Signore, non c'è rimasto nessuno, quindi. Bene. Quando vuole la riporto a casa. I suoi ragazzi hanno bisogno di lei. Ok, signora, se la ringrazio ancora. Sbrigo due cose e... fare contatto. Va bene. A più tardi. A più tardi.